Thank you.
Natura nel passato ci ha appoggiato. Ora, la politica è la nostra assemblea, la nostra sofferenza. Okay? Quindi li ringraziamo il problema che adesso che voi tutti state vivendo. Abbiamo la lei. Vi volevo annunciare prima, non vada oltre, che abbiamo fatto delle interviste a queste televisioni. Telecolore, telecolore, corretto, io ho 73 anni, quindi qualcosa posso pure sbagliare, ed è anche giusto. Okay. Sì, non c'è scritto. Okay. Di questo provvedimento, qual è la portata di questo piano urbanistico? La portata di questo piano definita da questo PUC, di cui 9 ATS, significa ambiti di trasformazione strategica. Si possono trattarsi di ambiti dove dovrebbero sorgere 1000 metri quadrati. Okay? Poi abbiamo 6 ambiti di quadrati, ambiti di trasformazione integrati, cioè dove si possono fare 8000 metri quadrati. Abbiamo 17 ambiti. Noi sapete che qui a San Siro sono 22.150 abitanti all'incirca, più o meno. Solo il 20% degli attuali metri quadrati di prodotti e chissà dove che cosa fare. Questo piano, che noi riteniamo impossibile e irrealizzabile, dovrebbero invece sapere questi numeri, altrimenti non andiamo da nessuna parte. Senza numeri non si va da nessuna parte. Io amo molto i numeri, e quando ero in azienda che lavoravo senza numeri non si produceva, soprattutto i vanni da costruire, e vi posso dire che siamo intorno ai 6.000 vani. Questi 6.000 vani a chi li dobbiamo dare? Ma non è che con tanto di verde intorno, è giusto? Ma quelli che hanno trovato lì stanno per svuotarsi. Quindi questi signori non credo che siano dei pazzi, e io li conosco, sono brava gente, perché alla fine poi decidono tutti diversamente. Questo è per me un grande punto interrogativo. Che cosa stiamo facendo noi? Noi stiamo perseguendo 4 azioni. Una legale, che ve la racconterò, dal PD, ai 5 Stelle, all'Italia dei Valori, abbiamo discusso con tutti. Perché questo è un problema non del singolo partito, ma è di tutti, del paese, l'associazione attraverso la stampa. E grazie a Mario Rinaldo, lo voglio dire qui ad alta voce, che ci sta appoggiando, non lo so se faccio bene a dirlo, facendo dare bei articoli, e stiamo portando avanti questo discorso di informazione. Io volevo dirvi altri 2, 3, 4 considerazioni. Riflettete su quello che sto dicendo. Io non sono un oratore. Io con questo ho finito.